non ha funzionato. Niente, non ha funzionato. Volevo fare uno scherzo. E adesso niente, si è sistemato qui, non se ne va più. Vabbè, volevo fare uno scherzo e far finta che fosse lui a fare la lezione, ma niente, ho toppato, ho sbagliato tutto. Famas, ti devi togliere da qui adesso. Allora, c'è qualcuno che ha assistito a questa disfatta? Sì, probabilmente sì. Allora, oggi parliamo di alcuni verbi che sono molto molto utili da sapere per la conversazione di tutti i giorni. Quindi dei verbi che utilizziamo molto molto spesso. Nel titolo potete leggere che sono 26 verbi e però sulla lavagna ne ho solamente 13. Che cosa faremo? Leggeremo prima questi verbi e poi andremo a trovare i contrari di questi verbi. E quindi poi in totale saranno 26. Ok? Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state? Sto leggendo i vostri commenti qui sulla chat. Spero stiate tutti benissimo. Oggi è venerdì, in questo momento è venerdì pomeriggio, sono quasi le 6 del pomeriggio e dopo la lezione andiamo tutti a farci un bel aperitivo in cucina, ok? Allora, siete pronti per iniziare? Scrivetemi nella chat se siete pronti. Allora, iniziamo. Iniziamo leggendo i verbi. Vedete? Sì. Allora, abbiamo parlare, comprare, spendere, mettere, andare, aprire, accendere, ricordare, cominciare, entrare, chiedere, arrivare. Tenere. Questi sono i nostri verbi che possiamo utilizzare nelle nostre conversazioni. Allora, conoscete già questi verbi? Sono in realtà dei verbi molto comuni, molto utilizzati. Parlare, lo utilizziamo sempre. Parlo italiano, parlo inglese, parlo con Sara. Quindi l'azione di comunicare con qualcuno oppure di parlare una lingua straniera. Mi raccomando, non confondete parlare con dire, perché sono due verbi completamente diversi, nel senso che io uso dire quando ho qualcosa da dire, ok? Quindi dico qualcosa, dico un'informazione, mentre parlare lo usiamo quando dobbiamo parlare una lingua straniera oppure comunicare con qualcuno, quindi parlare con una persona. Va bene? Poi comprare lo utilizziamo per quando andiamo nei negozi a fare la spesa, comprare, quindi dare dei soldi in cambio di qualcos'altro. Spendere significa
usare i soldi. Quindi qui lo vediamo nel suo significato di spendere i soldi. Per esempio, noi spendiamo i soldi quando compriamo qualcosa, no? Spendere i soldi bene, spendere i soldi male, dipende dai punti di vista. Mettere può essere utilizzato per tanti significati, però quello che vedremo nel video di oggi è il significato di posizionare qualcosa in un luogo. Andare, il movimento, da un luogo ad un altro. Aprire qualcosa, poi vedremo dopo negli esempi, leggeremo delle frasi che ho scritto con tutti questi verbi. Accendere, possiamo accendere la luce, accendere il cellulare, accendere il computer, significa to turn on, un oggetto, ok? Poi abbiamo ricordare. Qualcosa, quando un'informazione ci viene in mente, quindi noi ricordiamo qualcosa. Cominciare significa iniziare, no? Qualcosa, un'azione, dare inizio ad un'azione. Entrare in un luogo, quindi l'azione di andare dentro un edificio, per esempio, è entrare. Chiedere significa fare una domanda, oppure in realtà può anche essere una richiesta, no? Quindi fare una domanda per ricevere informazioni, oppure fare una richiesta per ricevere aiuto o assistenza, per esempio. Arrivare significa giungere in un posto. Tenere è l'azione di tenere qualcosa in mano oppure anche generalmente to keep, tenere qualcosa, cioè non buttarlo via. Va bene? Allora, questi sono i nostri verbi che ci serviranno come base per impararne altri. Quindi adesso noi andremo a vedere quali sono i contrari di questi verbi. Ok? Allora, fatemi controllare. Allora, vediamo se conoscete già i contrari di questi verbi. Allora, il contrario di parlare è, anzi no, lo scrivo in blu, così ho un colore diverso. Allora, il contrario di parlare è tacere. Tacere significa rimanere in silenzio. Quando una persona tace, significa che resta in silenzio e quindi non parla. Va bene? Il contrario di comprare è vendere. Quindi io compro da qualcuno che vende. Quindi io compro un libro e
il libraio mi vende il libro che io compro. Spendere. Il contrario di spendere è, provate a scriverlo, il contrario di spendere è risparmiare. Risparmiare, quindi risparmiare soldi, per esempio, significa mettere da parte i soldi, quindi non spenderli. Possiamo anche dire risparmiare tempo, possiamo dire risparmiare energie, per esempio, non voglio stancarmi, voglio risparmiare energie del mio corpo. Poi, il contrario di mettere è togliere. Ok? Togliere. Mettere, togliere. Il contrario di andare è tornare. Va bene? Io vi consiglio di prendere appunti, così magari fate un esercizio attivo con questi verbi mentre li scopriamo insieme. Poi, il contrario di aprire è chiudere. Il contrario di accendere è spegnere. Poi, quindi, anzi, rileggiamo questi. Quindi abbiamo tacere, vendere, risparmiare, togliere, tornare, chiudere, spegnere. Quindi parlare è il contrario di tacere, comprare è il contrario di vendere, spendere è il contrario di risparmiare, mettere è il contrario di togliere, andare è il contrario di tornare, aprire è il contrario di chiudere. Accendere è il contrario di spegnere. Va bene? Quindi sono tutte azioni contrarie. Vediamo quest'altra colonna. Abbiamo ricordare. Il contrario di ricordare è dimenticare. Dimenticare oppure anche scordare, possiamo anche dire scordare. Cominciare, il contrario di cominciare è, inizia con la F. Finire. Il contrario di entrare è uscire. Il contrario di chiedere è rispondere. Il contrario di arrivare è partire. Attenzione a partire, perché partire non è sinonimo di uscire, ok? Per esempio, parto dal verbo in inglese, to leave. In italiano può essere uscire o partire. In italiano sono due azioni diverse. Ok? Quindi esco di casa, esco con gli amici, parto per un viaggio. Dobbiamo fare attenzione ad usarli bene perché hanno due
diciamo, intenzioni comunicative diverse. Poi l'ultimo, il contrario di tenere, sta arrivando il sole. Il contrario di tenere è lasciare. Quindi, rileggiamo questa colonna. Ricordare, dimenticare. Cominciare, finire. Entrare, uscire. Chiedere, rispondere. Arrivare, partire. Tenere, lasciare. Ok? Quindi, vi lascio qualche secondo per scrivere questi verbi. Perché poi passeremo agli esempi. Ok? Ok. Allora, questi che vedete sullo schermo sono gli esempi che adesso andremo a leggere insieme. Ovviamente li leggeremo con calma perché non ci corre dietro nessuno. Ok? Allora, iniziamo dai primi esempi. Abbiamo Luca. Ha parlato per tutta la durata del film. Allora, siamo qui. Qua. Luca ha parlato per tutta la durata del film. Ha parlato. Quindi diciamo, in questo caso, durante il film ha anche dato un po' fastidio, no? Di solito questa è una frase che si dice. Per esprimere un fastidio, no? Luca ha parlato per tutta la durata del film, quindi mi ha distratto in qualche modo. Il contrario, Luca ha taciuto quando, no, ho sbagliato qua, dopo la discussione. Quindi Luca ha taciuto dopo la discussione, oppure possiamo anche dire Luca è rimasto in silenzio dopo la discussione. Devo dirvi che forse è più usato rimanere in silenzio di tacere in una frase così, però è un verbo utile da sapere. Poi, ho comprato una TV nuova. Ho comprato una TV nuova. Ho comprato una TV nuova. Al contrario, ho venduto la mia vecchia TV. Ho venduto la mia vecchia TV. Poi, Sara ha speso tutti i suoi risparmi. Sara ha speso tutti i suoi risparmi. Sara ha speso tutti i suoi risparmi. Quindi non ha più soldi da parte. Al contrario, Marta ha risparmiato molti soldi questo mese. Marta ha risparmiato molti soldi questo mese. Risparmiare. Ho messo il tè alla pesca in frigorifero. Ho messo il tè alla pesca in frigorifero. Al contrario, ho tolto il gelato dal congelatore. Ho tolto il gelato dal congelatore. Quindi togliere, tolto. Il participio passato è tolto. Mettere è messo. Ok? Sono due participi irregolari che dobbiamo memorizzare. Quindi mettere, messo, togliere, tolto. Poi,
Sono andata al negozio vicino casa. Sono andata al negozio vicino casa. Sono andata al negozio vicino casa. Azione contraria. Sono tornata a casa dal negozio. Sono tornata a casa dal negozio. Ho aperto le finestre in camera da letto. Ho aperto le finestre in camera da letto. Ho aperto le finestre in camera da letto. Al contrario, ho chiuso la porta del bagno. Ho chiuso la porta del bagno. Quindi, aprire, aperto, chiudere, chiuso. 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 Poi, ho acceso il telefono un'ora fa. Telefono oppure telefonino, cellulare, è uguale. Ho acceso il cellulare un'ora fa. Ho spento le luci in soggiorno. Ho spento le luci in soggiorno. Anche qui, attenzione ai passati. Ai participi passati, quindi accendere, acceso, spegnere, spento. Ricordo i bei momenti passati in vacanza. Ricordo i bei momenti passati in vacanza. Al contrario, dimentico sempre quello che devo fare. Oppure, scordo sempre quello che devo fare. Dimenticare, scordare, hanno lo stesso significato, sono due verbi sinonimi. Poi, ho cominciato a leggere un nuovo romanzo. Ho cominciato a leggere un nuovo romanzo. Ho finito, ah, devo evidenziare. Ho cominciato a leggere un nuovo romanzo. Ho finito di leggere questo romanzo. Allora, mi raccomando, qui voglio portare la vostra attenzione alle due preposizioni che ci sono dopo questi due verbi. Ho cominciato a leggere. Ho finito di leggere. Ok? Quindi cominciare a finire di. Mi raccomando, segnatevi questa informazione perché è molto importante. Poi magari in futuro vedremo quali sono le preposizioni che sono sempre fisse, nella maggior parte dei casi, da utilizzare con alcuni verbi. Ok. Poi, uscire. Uscire ed entrare sono due verbi intransitivi e quindi vedete che c'è sempre essere al passato prossimo. Sono uscita in fretta dal supermercato. Sono uscita in fretta dal supermercato. Sono entrata in farmacia. Sono entrata in farmacia. Ho chiesto delle informazioni ad un passante. Ho chiesto delle informazioni ad un passante. Un passante è una persona che incontrate per strada, cioè una persona che passa accanto a voi per strada. Quindi è una persona che non conoscete. Ho chiesto delle informazioni ad un passante. Anche qui mi raccomando, chiedere chiesto. Ok? Chiedere chiesto. Il passante
mi ha risposto che non era del posto. Ho fatto anche la rima. Il passante mi ha risposto che non era del posto. Anche qui rispondere, risposto. Anche questi due sono due participi passati irregolari. Quindi il passante mi ha risposto che non era del posto, oppure non era di lì, è una risposta che si dà quando non si sa come dare indicazioni. No, scusami, non sono di qui, non sono del posto. No, a volte è anche vero, cioè nel senso se uno mi chiede informazioni a Milano io non sono del posto e quindi rispondo così. Però se rispondo così a Roma è perché non so, non so bene dare le indicazioni. Poi il volo per Londra parte sempre dal Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Il volo per Londra parte sempre dal Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. Invece, il treno Leonardo Express arriva sempre al binario 23 di Termini. A volte anche 24 adesso. Però, insomma, era per fare un esempio. Il treno Leonardo Express arriva sempre al binario 23 di Termini. Poi, l'ultima coppia di verbi. Ho tenuto in mano il telefono per troppe ore oggi. Ho tenuto in mano il telefono per troppe ore oggi. Invece, ho lasciato il cellulare sul comodino. Ho lasciato il cellulare sul comodino. Ho lasciato il cellulare sul comodino. Allora, vi lascio un attimo queste frasi, così che possiate un attimo rileggere in tranquillità. Iniziamo dalla prima. Ok, andiamo avanti. Aspetta, se stava così fino ad aprire. Quindi potete anche, diciamo, fare uno screenshot per poi ricopiarle, queste frasi. Ok, quindi questi erano i nostri 26 verbi di oggi che abbiamo imparato. Quindi mi raccomando, come vi ho ripetuto anche negli altri video di questa serie Espandi il tuo vocabolario, quello che potete fare in realtà è
diciamo, fare delle liste di parole, benissimo, però delle liste che siano in qualche modo utili, perché una lista in sé, sì, per molte persone può essere utile, però per altre no. Quindi dobbiamo lavorare attivamente su quella lista di parole, no, non semplicemente memorizzarle, no? Impararle a memoria. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare a trovare i contrari di quei verbi o di quegli aggettivi, sostantivi, possiamo andare a cercare i sinonimi, ad aggiungere dei suffissi, dei prefissi, così andiamo a fare un lavoro attivo su questa, ok? Se volete vedere dei video simili a questi, a questo qui, ho fatto la scorsa settimana dei video su altri verbi con il prefisso ri, e poi degli aggettivi aggiungendo il prefisso s. Quindi nel caso degli aggettivi abbiamo trovato i contrari. Però troverete tutti i link nella descrizione del video qui sotto. Ok? Allora, io ho finito per oggi. E spero che questo video vi sia utile, ovviamente rimarrà sul mio canale come lezione di grammatica o di vocabolario, così potrete riguardarla quando volete, se volete. Allora, grazie mille per esservi connessi oggi e ci vediamo presto. Ci vediamo lunedì, ok? Perché oggi è venerdì. E quindi il nuovo video ci sarà lunedì. Magari con una ricetta, chi lo sa? Sì, lo so, dovevo fare una ricetta, non l'ho fatta. La prossima settimana. Allora, grazie ancora e un bacio. A presto. Ciao.